La Valle di Sorik è percorsa dall'antico treno che porta da Gerusalemme al Mar Mediterraneo ed è ricordata nella Bibbia perché frequenta il campo di battaglia tra il popolo ebraico e i filistei. Ed è proprio in un promontorio in mezzo a questa fertile valle che sorge Neve Shalom, ovvero Oasi di Pace, una convivenza tra palestinesi ed ebrei che si propone da più di 30 anni. In questo scenario si è svolto il workshop finale di un progetto di leadership promosso dalla Fondazione Konrad Adenauer che opera per l'educazione alla pace nella regione medio orientale. The main idea is training young people, students from high schools. L'idea principale è formare i giovani, gli studenti delle scuole superiori di Giordania, Israele e territori palestinesi, ad essere leader di cambiamento nelle proprie società per trasformarle in società pacifiche e tolleranti. Un approccio dal basso, cioè partendo dalle nuove generazioni che ancora hanno speranza e credono che cambiare è possibile. Quindi quello che facciamo è lavorare su obiettivi comuni che già esistono, perché ogni società ha interesse a diventare una società onesta, disponibile, democratica e tollerante. Credo che fondamentalmente i paesi in questione abbiano gli stessi problemi da risolvere. Noi diamo ai ragazzi la possibilità di riflettere su come risolverli, di scambiarsi idee, di aiutarsi a trovare gli strumenti necessari che poi a loro volta riproporranno separatamente nei propri ambienti. C'è chi semina oggi con fatica, perseveranza e impegno. Forse altri raccoglieranno i frutti. Crediamo fermamente che questi giovani rappresentano il futuro e saranno i leaders di domani. Quindi, se vogliamo vedere la pace in queste terre, dobbiamo iniziare ad educare alla pace le nuove generazioni. C'è stato tutto un cammino di preparazione di questi ragazzi che appartengono ai più diversi contesti culturali e religiosi. I nostri insegnanti ci hanno esposto il progetto e noi abbiamo aderito. Ci hanno presentato cosa faremo, chi incontreremo e ci siamo detti, bene, ci sembra fantastico incontrare altri ragazzi da paesi diversi, dalla Palestina, dalla Giordania. La mia aspettativa è di conoscere altre persone della mia età con culture differenti dalla mia. Ho voglia di incontrare persone nuove, di rimanere in contatto con loro, di conoscere i loro progetti di vita, di sapere cosa pensano e cosa pensano di noi, per superare gli stereotipi. Ognuno nella propria classe ha parlato di questo con i propri compagni. L'insegnante ci ha chiesto di spiegare il progetto in classe. È la prima volta che incontriamo ragazzi arabi e credo che dopo questi giorni la mia opinione su di loro sarà differente da prima. Si può essere distanti pur abitando nella stessa città. L'incontro non è meno propositivo per chi abita a Gerusalemme. Sono venuto qui per cogliere nuove idee, sentire punti di vista diversi, imparare da altri ragazzi di cultura lontana dalla mia. Una conquista che apre alla speranza è la presenza dei 20 ragazzi giordani accompagnati da 6 educatori. Per la prima volta sono riusciti a partecipare all'incontro insieme con i loro coetanei. Sono di origine palestinese e mi si è presentata l'occasione di tornare nella mia terra d'origine, che normalmente non possiamo raggiungere. Non sono riuscito ad andare nel mio paese, ma almeno l'ho visto da lontano, mentre eravamo nel bus che ci portava qui. Il mio sogno era quello di poter pregare nella moschea dell'Aqsa e ringraziamo Dio ci siamo riusciti. Il progetto di educazione alla pace non è da intendere esclusivamente in senso politico. C'è una formazione ben più ampia e vicina. Comprende ad esempio la violenza nelle scuole, negli stadi, la xenofobia, qualsiasi tipo di discriminazione e di odio. Sto lavorando in questo progetto perché sono fortemente convinto che, dopo molti anni che vivo qui in Israele, uno dei più importanti percorsi che dobbiamo affrontare è il cammino dell'educazione, in particolare l'educazione alla pace, alla convivenza, alla coesistenza tra i popoli. Viviamo in una regione molto complessa, con conflitti di tutti i tipi,
sia religiosi che politici e culturali. È fondamentale che le persone riescano a rompere le barriere per creare una realtà nuova, in special modo qui in Medio Oriente. E questo progetto riunisce insieme tutti questi elementi. Di educazione alla pace non c'è bisogno soltanto in Medio Oriente. Ci sono altri contesti di tensione nel mondo dove se ne è sperimentata la necessità. L'educazione alla pace è diventata ormai una scienza che può dare anche in Medio Oriente buoni risultati. Vengo da una compagnia norvegese chiamata Human Factors, dove stiamo sviluppando un particolare tipo di esercizi e modalità per rompere il ghiaccio, per costruire la fiducia tra persone che provengono da contesti sociali disparati. Abbiamo già sperimentato questo tipo di esercizi in altri paesi, in situazioni molto diverse. E 3-4 anni fa abbiamo pensato di provarlo anche in Medio Oriente, riferito alla situazione di conflitto tra nazioni e culture qui. Abbiamo iniziato 3 anni fa con ricerche e studi e piano piano ci siamo resi conto che il processo di scongelamento funziona qui esattamente come in Norvegia o in altri paesi dove lo abbiamo provato. L'incontro è iniziato con uno spettacolo teatrale, perché l'arte è un canale privilegiato nell'educazione alla pace. Infatti dà forma ed espressione a ciò che è profondo e quindi aiuta a identificare, a riflettere, a comprendere, a trovare soluzioni. Il teatro si è rivelato particolarmente benefico nella formazione dei giovani. Israele è formata da così tante parti e differenze e persone e storie che arrivando al teatro ho cominciato a capire un po' gli altri e ho cominciato un po' a pensare alle cose che sono più grandi di me. Siamo andati con il teatro in Italia parecchie volte, sempre molto molto emozionante vedere le persone, vedere quello che hanno da dire dopo. In ogni posto in cui lo facciamo vedere ci dicono, è chiaro, questo spettacolo parla del conflitto tra gli ebrei e gli arabi. O quando li abbiamo fatto vedere in Galilea ci hanno detto, chiaramente questo spettacolo parla del conflitto tra i kibbutznikim che sono laici e tra i moshavim che sono religiosi. E quando stavamo in Italia ci hanno detto che parla degli immigranti e quando siamo stati in America ci hanno detto che parla tra le persone di colore e le persone bianche. Sono poche ore che questi ragazzi vivono insieme e già si manifestano i primi frutti. Penso che tutto il mondo vede Israele come un paese violento, pieno di armi. Ma io personalmente non credo che sia così. Siamo qui e ci vogliamo bene. I problemi sono a livello politico tra i dirigenti del governo che prendono le decisioni. Noi siamo ragazzi. Quello che vogliamo è la pace e volerci bene. Il fatto che siamo qui lo dimostra. Sento che non ci sono differenze tra noi. Più che dibattiti e discussioni, il workshop propone ai ragazzi esperienze di convivenza in cui riconoscere la diversità dell'altro, prenderne atto e interiorizzarle in modo che essa sia una fonte di arricchimento e non di conflitto. Vorrei riportare una frase che secondo me è molto saggia e dice: non giudicare il libro dalla copertina. Penso che è molto appropriata per la nostra situazione, perché non tutti i pregiudizi sono fondati. A volte dobbiamo guardare al passato per conoscere e comprendere veramente. Io trovo che ognuno ha uno o più, spero, di conflitti dentro, e penso che questo spettacolo apre una porta e chiede una domanda per vedere se ci sono altri modi di ascoltare l'uno l'altro, altri modi di capire uno l'altro e di accettare la differenza e abbracciarla e capire che ci apre un nuovo orizzonte per vedere nuove cose che forse non avremmo conosciuto.